Ci colleghiamo con San Severino Marche, dove raggiungiamo l'avvocato Marco Massei, che abbiamo in linea telefonica. Buonasera Massei. Buonasera signor Tubaldi. Allora, lei è stato già informato che noi abbiamo questa manifestazione sabato alle 18 di nuovo qui a Recanati per difendere almeno il punto di emergenza e poi cercare di convincere la Regione a ritirare un po' questa delibera, la 139, che vedo che non viene proprio applicata in maniera uniforme sul territorio marchigiano, e questa dimostrazione che forse qualche dubbio nella organizzazione della sanità sulla base di questa delibera cominciano a nutrirlo. Ma San Severino, so che voi anche ultimamente avete fatto una manifestazione, vi siete incontrati in un cinema per dibattere la situazione del punto anche nascita di San Severino e di altri servizi. Com'è messa l'ospedale di San Severino, visto che abbiamo questo legame ormai fra noi, San Severino e Cingoli? Ma guardi, Sebaldi, San Severino teoricamente sarebbe messa un pochino meglio delle realtà di Cingoli e di Recanati, però io sono, io nel senso il comitato che rappresento nutre dei forti dubbi che sia messa meglio. È una situazione dove bisogna sempre fare attenzione, purtroppo il punto nascita ormai è pressoché perduto. È vero che c'è ancora una in discussione al TAR un ricorso nel merito che non è stato mai trattato, cioè ci sono state richieste sospensiva, prima accolte, poi rigettate, sì. Ma il merito della questione, cioè vedere se era stata violata o meno la normativa, è ancora sospeso. Io sono fiducioso di quello che potrebbe venire fuori al TAR, però mi rendo conto che la Regione comunque si sta già muovendo, non mette per niente in cantiere la possibilità che possa essere rimodificata la situazione, e quindi ahimè, come dire, la nostra attenzione si è focalizzata non più sul punto nascita ma sugli altri aspetti dell'ospedale, sugli altri reparti. Molto importante, come voi state facendo, come stiamo facendo, è quello fondamentale del punto di primo intervento. Noi abbiamo ancora un punto di primo intervento che non è il pronto soccorso, che è qualcosa di più il pronto soccorso, perché c'è il DEA, è un pochino di meno, ma è qualcosa che è fondamentale per la struttura dell'ospedale e per la sicurezza dei cittadini. Si rende conto benissimo che se una persona accusa un malore viene immediatamente trasportato nel punto di intervento più vicino, che può peraltro salvare la vita. Quindi è qualcosa di determinante per l'economia dell'ospedale, è uno dei gangli, è uno dei motori, no? È uno degli ingranaggi più importanti, meglio degli ingranaggi di questo motore che è l'ospedale, più importanti. Certo. Bisogna assolutamente difenderlo, perché la salute si tutela attraverso un'azione rapida, attraverso un'azione tempestiva. Poi, una volta stabilizzato il malato, lo si può dirottare nei centri di specializzazione, ma è impensabile dal mio punto di vista, in un paese come il vostro, Recanati, di oltre 20.000 persone, il Tolentino di circa 20.000 persone, come San Severino di 15.000 persone, Cingoli, che so, persone possono essere privati di un efficace reparto di primo intervento. Questo significherebbe, secondo me, se non supportato da altri meccanismi, non dare un'effettiva salute al cittadino, perché, ripeto, il primo problema da risolvere è normalmente quello di poter arrivare nel più breve tempo possibile all'ospedale più vicino. E un conto è arrivare da Recanati, sentirsi male la piazza di Recanati, un conto è arrivare da Recanati, un conto è essere costretti ad andare ancora in auto, mezz'ora o tre quarti d'ora può essere fatale. Certo. Quindi capisco e bisogna lottare proprio per la difesa di questo. Per quanto riguarda San Severino, noi stiamo, il nostro comune stiamo lottando per poter ampliare quello che ci hanno per ora promesso come una sorta di corrispettivo della perdita del punto nascita, cioè una weak surgery, una chirurgia di elezione per quanto riguarda l'oculistica, è un reparto che dovrebbe diventare il centro di riferimento provinciale. Stiamo lottando per poter mantenere appunto anche un efficaci altri reparti come che abbiamo, di oncologia, reparti di ematologia, di radiologia, tutti quei reparti sono di supporto.
ad una indagine, oggi le indagini si fanno con gli strumenti diagnostici, quindi siamo vigili e cerchiamo di evitare che possa accadere quello che è accaduto col Condorace. Quindi bisogna stare assolutamente allerta, perché la coperta, come si usa dire, è sempre più corta, e quindi si cerca di togliere una parte per dare all'altra, e si tagliano continuamente i servizi a discapito del cittadino. Certo, che poi quella del taglio alla spesa perché ci troviamo economicamente male, francamente non l'ho mai capito, perché a parte che in sanità possiamo benissimo anche costituire una situazione di deficit senza creare scandalo, perché parliamo di garantire comunque la salute e dei servizi, no, si tratta semplicemente di poter trasferire delle risorse da una parte all'altra, di poter magari incidere là dove ci sono degli sprechi evidenti, come ad esempio enti inutili o incompiute, che in sanità ce ne sono tante purtroppo, no? Consideri, per cui che ti è contendito proprio una, senza dimenticare quello che ha comportato adesso la crisi sismica, gli eventi sismici, appunto. Danno da San Severino verso l'entroterra, ancora più inoltrato verso la montagna, c'è stato un impoverimento incredibile, uno spopolamento, e questo significa mettere a repentaglio, quindi chi è già provato dal terremoto almeno deve stare tranquillo e sicuro sulla possibilità di potersi curare decentemente. Quindi in questo momento il terremoto dovrebbe, secondo me, far riflettere i nostri amministratori e quantomeno bloccare questa riforma, che è ingiustificata, è illogica e, dal mio punto di vista, veramente scellerata. Poi voi avete le elezioni adesso, quindi tutto è fermo, diciamo così. Non San Severino, Tolentino. Comunque lei ha curato anche il ricorso per Tolentino, ricordo, per Pesaresi. Ho curato il ricorso per Tolentino, per quanto riguardava sì, una posizione diversa. Tolentino ha una posizione simile a quella dei regalati, cioè di declassamento brutto totale, brutto, radicale. Perché significa non avere più un ospedale. La casa e la salute non è l'ospedale che noi classicamente abbiamo in mente. Loro lo chiamano addirittura ospedale dove non ci sono i medici. Loro lo chiamano addirittura ospedale di comunità. Carità, quindi bravi e competenti medici di base, ma non i sanitari che siamo abituati a vedere. Certo. Ti ringrazio tanto, Marco, ormai ti l'ho detto, ci conosciamo da vecchia data. Grazie anche da parte dei ricanadesi, che hanno sempre bisogno comunque a disposizione per quello che posso. Grazie e auguri anche per San Severino. Grazie, arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci.